o il video finisce su quei gruppi che erano un tempo i gruppi segreti di Facebook, oggi si sono spostati più sui canali Telegram, e beh, lì è veramente carne in pasto a tutti, uomini e donne. Attenzione, questo è il lato che se io fossi uno psicologo, un sociologo, andrei a investigare e mi interesserebbe di più. Cioè, è vero che il 94-95% dei soggetti effigiati è di genere femminile. Quindi girano più foto e più video di donne, anche selfie, cioè questi famosi autoscatti erotici che costituiscono l'oggetto del sexting molto spesso. Ma nel momento in cui andiamo a vedere i commentatori, gli haters, perché poi hate speech è germinaio anche dentro ai casi di revenge porn, allora lì la percentuale delle donne sale, ma sale parecchio. Non serve essere uomo per essere un fruitore del contenuto, delle conseguenze di un revenge porn. Il shape blaming, come giustamente lo chiamavi tu in un'altra sede, ecco. Il pull pig, che è un altro fenomeno che viaggia sui canali del revenge porn, sono tutte forme di violenza psicologica, di attacco di gruppo, di hate speech commesse anche da donne, non necessariamente da uomini, non necessariamente da pedofili piuttosto che da fruitori di pornografia o pedopornografia. Tutt'altro, è una forma di hate speech, di gogna mediatica, nella quale lì veramente ci parifichiamo, uomini e donne senza Ecco, differenza. e quindi sì, il fatto, hai detto bene, chi ne usufruisce non sono solamente uomini, perché c'è sempre questo stereotipo, beh, viviamo in una società, ahimè, ancora profondamente maschilista, se vogliamo, per cui c'è sempre un po' questa visione. Però, in effetti, basta anche fare un giro anche in gruppi Facebook, che ormai sono stati chiusi, ma tanto nascono sempre. Pensa ad esempio il famoso gruppo Sesso, Droga, Pastorizia, Pastorizia Never Dies. Tanto poi li chiudono e li ritirano su in un attimo, sicuramente si nota questa varietà, tra virgolette, di utenza. Ma hai anche accennato ad una cosa molto importante che mi permette di rimandare a chi ci sta ascoltando, ossia le vittime non sono solamente adolescenti o comunque utenti molto giovani, perché io che appunto vado nelle scuole, parlo con i genitori, con i docenti per questi progetti, vedo che comunque c'è ancora un po' l'idea che questo revenge porn sia in realtà più tipico della dimensione adolescenziale. Perché? Perché noi pensiamo ai ragazzini che sono anche un po' sprovveduti, forse un po' spavaldi, se vogliamo, allora si sì, condividono tra di loro un po' questo materiale, poi scatterà a uno, come hai detto giustamente tu, adesso gliela faccio vedere io, mi vendico. E allora, boom. Ma in realtà è un fenomeno che è molto, 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 e aggiungerei molto, molto presente anche nell'età adulta. Quindi nessuno escluso. Forse cambiano un po' le dinamiche, ecco, da un punto di vista più appunto psicologico o sociale, se vogliamo. Prego, quello Guarda, che. quando io scrivevo questo, quindi agosto 2019, avevo raccolto solo al Tribunale di Milano, solo dal 2016 e solo fino al giugno del 2019, 150 sentenze. Adulti. Non sono andata al Tribunale dei Minori, Ivan, perché lì me ne avrebbero date probabilmente 300, ma le 150 che avevo in mano e di cui si dà atto nella monografia sono 150 sentenze che hanno la dimensione adulta come fil rouge.